La verità su Samardžić, verità dolorosa. In questo video vorrei condividere tutto ciò che ho scoperto dalla mia Germania riguardante Samardžić. Ho parlato con un mio amico giornalista che mi ha raccontato delle cose sul suo passato, che io poi ho fatto anche delle ricerche per trovare delle controprove, e mi ha letteralmente scioccato. Quello che ho scoperto mi ha letteralmente scioccato, e secondo me è importante saperlo per poter contestualizzare tutto ciò che sta attualmente succedendo. Perché parliamoci chiaro, è follia totale. Un giocatore che ha svolto le visite mediche, che poi ritorna ad Udine, ovviamente sono già subito pronti tantissimi ad incolpare l'Inter. L'Inter non vuole cacciare i soldi, non vuole pagare. Attenzione, vorrei spiegarvi che tipo di persona è Samardžić riguardante tutto quello che sappiamo dalla Germania su di lui, per avere un quadro completo. Secondo me è importante farlo, perciò a me questa storia ha letteralmente scioccato. Adesso aspetto anche la vostra opinione. Innanzitutto, prima di raccontarvi tutto, se vi va, iscrivetevi al canale YouTube, amici, non vi costa nulla, totalmente gratis. Io mi impegno sempre di portarvi contenuti davvero di qualità, di fare ricerche approfondite, di portarvi un valore aggiunto qui su YouTube Italia. Però ringrazio davvero di cuore tutti coloro che si iscrivono e che facciano qualcosa che questo progetto possa andare avanti. Grazie di cuore, amici, voglio tanto tanto bene. Allora, innanzitutto follia quello che sta succedendo, e secondo me comunque vada, anche se alla fine l'Inter dovesse trovare un accordo che già c'era, dovesse modificarlo, dovesse accontentare il papà Samardžić, il suo entourage, comunque vada, l'Inter perde, parliamoci chiaro, perché se dovesse saltare definitivamente questo colpo, che secondo me era un colpaccio, perché Samardžić è un gran bel giocare, se dovesse saltare quel giocatore dove tu avevi già fatto le visite mediche, ovvio che a livello di immagine purtroppo tu perdi. Anche se fosse totalmente ingiusto, tu non hai colpe, però ci saranno persone magari ignoranti che diranno: ah, è colpa tua, non hai voluto cacciare soldi, zang, caccia soldi. Sappiamo come ha fatto il web, i social media. Per questo motivo, in quel lato tu puoi perdere. Dall'altro lato, se tu accetti di modificare delle cose, crei un precedente e magari nel futuro ci saranno altri giocatori che già dopo aver svolto le visite mediche, dopo aver già trovato un accordo, si ritirano per dubbiosi motivi e poi dopo vogliono modificare, ovviamente per loro favore, il contratto. Perciò anche in quel caso devi stare molto molto attento, perché ti devi mostrare una società veramente forte. E poi la domanda è: non abbiamo imparato niente dal passato, dai casi Vanda, Icardi, ultimamente Lukaku? Cioè, dobbiamo anche mostrarci una società seria. Questa parentesi la volevo aprire. Adesso parliamo un attimino di Samardžić, perché ho letto, sentito tanti che danno principalmente la colpa all'Inter. Ascoltate innanzitutto che tipo di persona, che tipo di uomo che finora si è mostrato questo giovanissimo ragazzo. Allora, una situazione di tensione non la sta creando per la prima volta. Andiamo un po' indietro, Il mio amico giornalista mi ha raccontato della stagione 19-20, 23 partecipazioni, gol in 16 partite di Samardžić, un grande talento, nell'Under 19 del Hertha BSC Berlin. Tra l'altro Samardžić è anche nato a Berlino nel 2002, è arrivato nella squadra del Hertha BSC Berlin già a 7 anni. Ci ha attraversato tutte le giovanili, tutte le squadre dei blu bianchi, e ha dato anche il suo debutto in Bundesliga al Hertha BSC Berlin con l'allenatore Bruno Labbadia. E qual è stata la sua gratitudine all'età di 18 anni? Io direi zero, forse meno di zero. Questa è solo la mia interpretazione. Adesso però vi dico cosa sia successo. Lui voleva lasciare a tutti i costi il club, non lo so perché esattamente, magari vedeva più potenziale nella sua carriera, un altro club, non lo so, però diciamo non era già un giocatore fatto, ancora aveva mostrato poco nulla nella sua carriera, pochissimi minuti giocati ad alti livelli. E ho letto un articolo a riguardo su Transfermarkt Deutschland, dove hanno inserito come fonte Bild, e ho verificato diverse volte, la Bild Zeitung ha riportato queste informazioni, che Samardžić fu addirittura disposto a fare sciopero
a sciopero, un diciottenne, quanti anni aveva? 18, 19, qualcosa del genere, diciottenne disposto a fare sciopero per trasferirsi. I consulenti di Samardžić minacciarono l'Hertha BSC Berlin, sempre secondo le informazioni della Bild. Addirittura c'era, diciamo, una minaccia di iniziare una causa legale. Questa fu la minaccia da parte dei consulenti di Samardžić verso il Hertha BSC Berlin. Alla fine l'Hertha BSC Berlin ha detto: noi adesso non iniziamo a fare battaglie legali, se veramente vuoi andare con tutta la forza, allora vai all'RB Lipsia, dove lui tra l'altro ha trovato pochissimo spazio. Arrivato all'RB Lipsia ha giocato poco, nulla, e anche lì ha lasciato delle dichiarazioni secondo me poco belle, dicendo: va bene, però alla fine non è stato un errore di andare all'RB Lipsia, perché comunque gli allenamenti qui sono più di livello rispetto al Hertha BSC Berlin. Io tutto ciò di un ragazzo così giovane, di quasi un ragazzino, non lo reputo giusto, onestamente. Anche comportarsi così verso il tuo ex club, dove tu veramente sei nato in quella città, per quel club hai giocato dall'età di 7 anni, comportarsi così, non lo so, io ho visto gente come Ousmane Dembélé comportarsi così, però lì parlavamo di uno che comunque con il Borussia Dortmund non aveva niente a fare, perciò ha fatto il suo sciopero, i suoi teatrini, che è stato scandaloso. Però farlo con la tua città del cuore, con il tuo club che ti ha cresciuto fin da bambino, lo reputo veramente ancora peggio. Adesso uno può dire: va bene, è una coincidenza. Andiamo avanti, amici. Anche nazionale della Germania, lui cosa ha fatto? Ha giocato nella nazionale Under 16, Under 17, Under 19, Under 20 e Under 21. E hanno creduto in lui, hanno creduto veramente in Samardžić, hanno investito soldi in lui, perché parliamoci chiaro, far crescere un giocatore nella propria giovanile costa, sono investimenti. Sono investimenti, tu dopo vuoi anche avere qualcosa indietro. Se uno ti dà l'ok per l'Under 16, l'Under 17, l'Under 19, l'Under 20, l'Under 21 e poi in vista dell'Europeo Under 21, tra l'altro lui si sentiva lì ancora super tedesco, dicendo: sì, ci sono delle richieste, ma ho chiaramente affermato di essere concentrato sulla Germania, bla bla bla, i miei pensieri sono rivolti solo alla nazionale tedesca, furono le sue parole. E poi mezzo anno dopo cambia tutto, mezzo anno dopo Samardžić decide di giocare definitivamente per la nazionale della Serbia. Anche qui sono un po' diviso, dico: va bene, non è bello un comportamento così, sei nato in Germania, nato a Berlino, Berlino ti ha fatto crescere, poi hai tradito il Berlino, poi la nazionale tedesca ti ha fatto crescere, poi hai tradito la nazionale tedesca, però possiamo sempre trovare scuse. Alla fine sono anche dell'opinione che se uno non ci tiene realmente alla nazionale è anche meglio che vada a giocare per il paese che lui tiene nel cuore, parliamoci chiaro, non è bella una storia così, però alla fine meno magari uno onesto come uno falso, averlo nella tua nazionale, che poi alla fine non dà tutto. Però una coincidenza, due coincidenze, adesso però amici è arrivata la terza coincidenza e parliamo del capitolo Inter. Un giocatore che ha già fatto le visite mediche, ormai è rientrato ad Udine. Un giocatore, questo lo sappiamo e lo riportano tutti i media, si era affidato a Raffaella Pimenta. Chi è Raffaella Pimenta? E l'avvocatessa che ha preso nelle mani l'impero di Mino Raiola, c'è cioè una persona molto importante nel calcio proprio internazionale, e palesemente ci fu una rottura tra questa procuratrice e Samardžić, oppure non so, il padre di Samardžić, l'entourage di Samardžić. Qualcosa è successo, ok? Un litigio, qualcosa è successo. Però parliamoci chiaro, Raffaella Pimenta aveva stabilito un accordo con l'Inter. C'era un accordo, 5 milioni di prestito, queste sono le cifre che girano, 15 obbligo di riscatto più 3 di bonus. Anche per l'Udinese era già tutto fatto. Fabian va a fare le visite mediche, aspetta di aggiungersi alla squadra, cioè anche verso Fabian veramente poco rispettoso tutto questo comportamento. Adesso si parla di una rottura tra la procuratrice Raffaella Pimenta e il padre di Samardžić, e
Io adesso non voglio neanche entrare nei dettagli, perché io noto spesso quando un giocatore si comporta male, non vedo mai autoresponsabilità, mai. Cioè, Lukaku era la colpa della madre, Icardi era tutta la colpa di Wanda. Adesso qui si può dire facilmente tutta la colpa non è di Samardžić, è del padre che ha fatto questa rottura con la sua procuratrice, eccetera. Però io non sono d'accordo, perché alla fine questi qui sono persone comunque adulti, è ancora molto giovane ma comunque adulti, che prendono decisioni con autoresponsabilità. E se tu vai a fare le visite mediche, questo significa che tu sei d'accordo, questo significa che tu hai stabilito un accordo, che sei d'accordo con quello che ha stabilito la tua procuratrice. Tu non mi puoi dire, io vado a fare le visite mediche, però la procuratrice poi è stata cattiva e non ha fatto quello che voleva fare il mio papà, e perciò adesso rompiamo tutto e dobbiamo firmare di nuovo, scusate, dobbiamo trovare un altro accordo per le condizioni di mio padre. Non è professionale, non è giusto un comportamento così. E nel momento dove tu fai le visite mediche, significa che tu li fai con la consapevolezza di quello che ha stabilito la tua procuratrice. Cioè, io non credo, non penso che lei abbia stabilito delle cose senza parlare con lui, cioè sarebbe follia totale, no? E perciò una volta fatto una cosa del genere, dopo non ti puoi più tirare indietro, anche se poi magari il tuo padre ha trovato delle cose nel contratto che magari non vanno bene per il padre, che magari il padre con la sua azienda adesso vuole essere il procuratore e vuole delle commissioni, vuole dei soldi. Questi sono dettagli che noi non conosciamo, non sapremo mai al 1000%. Però quello che sappiamo, lui ha fatto le visite mediche, perciò ha praticamente dato la sua parola, ed è veramente un comportamento molto molto becero poi tirarsi indietro e mettere l'Inter così sotto pressione. E perciò l'Inter, quello sono le voci che girano, è rimasta rigida, ha detto se voi vi ritirate noi non andiamo a modificare più nulla. Perciò ci sono due opzioni: o va bene, vi ritirate definitivamente, salta tutto, oppure accettate alle condizioni che avevamo fissato prima, ma non facciamo adesso nuovi giochetti. E questa, secondo me, se dovesse veramente essere la scelta dell'Inter, sarebbe assolutamente la scelta giusta. Sarebbe un errore colossale modificare di nuovo l'accordo, andare incontro a Samardžić, andare incontro al padre di Samardžić, perché tu in quel caso crei anche un precedente. Quello significa che magari nel futuro arrivano altri giocatori giovani, fanno un accordo verbale così tutto fatto, poi vanno a fare le visite mediche e poi all'improvviso dicono no vabbè, adesso ho litigato lì con il mio procuratore, facciamo un nuovo accordo con le condizioni stabilite di mio papà, che ovviamente sono condizioni più alte, più favorevoli a me, guadagno di più, eccetera. Cioè, tu non puoi accettare una cosa del genere, perché poi ti dimostri veramente poco poco serio. Ripeto, tante cose di cui noi parliamo non sono cose che possiamo sapere al 1000%, però nella vita uno può sempre provare a ricostruire un po' il passato, e sono dati di fatti quello che è successo con l'Hertha BSC Berlin, che lui non ha lasciato il club da amico. È un dato di fatto che tutti sono rimasti stupiti in Germania come lui abbia sfruttato tutte le giovanili dell'Under Germania per poi dare l'ok definitivo alla Serbia. È un dato di fatto che lui abbia fatto le visite mediche e poi dopo è tornato a Udine e c'è il rischio che sta saltando tutto. Per questo motivo, anche non sapendo tutti i minimi dettagli, possiamo farci un quadro completo, e quello che io dico con umiltà è umiltà. Lo dico io, ci vuole umiltà. Cioè, questo ragazzo sì è forte, ha sicuramente delle qualità pazzesche con la palla, l'abbiamo già analizzato in un altro video, è un giocatore che a noi ci serve, secondo me, perché noi abbiamo assolutamente con l'addio di Brozovic perso qualità nel giro palla, ma adesso Samardžić non è neanche Maradona, non è neanche adesso Zinedine Zidane, non è adesso il miglior giocatore del mondo. Per esempio, già dai tempi del Hertha BSC Berlin aveva veramente problemi contro la palla, poco fisico,
anche tatticamente spesso commette dei errori in fase difensiva, perciò averlo sul campo sì ha dei vantaggi nel giro palla, ma anche dei svantaggi contro la palla in fase difensiva. Non è ancora un giocatore fatto, non è ancora un giocatore maturo, e per questo motivo lui si sta comportando veramente come se fosse un superstar indiscusso. No, non ci vuole rispetto. Ci vuole rispetto per l'Inter, e per questo motivo io sono dell'opinione che l'Inter debba rimanere rigida al 1000%. Neanche un centesimo deve cambiare per quello che aveva stabilito già prima. O si accettano le condizioni stabilite prima, a noi non frega niente se lui abbia litigato con la procuratrice, se la procuratrice l'abbia fatto senza le conoscenze del padre, scusate, senza che il padre lo sapesse, tutte queste cose, ci frega niente. In quel momento, secondo me, dove tu vai a fare le, svolgere le visite mediche, tu dai il tuo ok, un atto simbolico, e per quel motivo non ti puoi più tirare poi indietro, perché se no veramente crei un danno per la tua reputazione, che ormai ha subito un grande danno. Voglio vedere se altri club abbiano voglia di prendere un giocatore così, che ha litigato al Hertha BSC Berlin, ha trattato male la nazionale tedesca, adesso sta litigando anche qui all'Inter. Hai già creato un danno alla tua reputazione, ma sta anche creando un danno alla reputazione dell'Inter. Ci troviamo a fine calciomercato, già la situazione è molto tesa, molta pressione sulla dirigenza, sulla proprietà, anche giustamente, per esempio in attacco sono molto deluso per come si è svolto il calciomercato. Ci mancava solo questo, ci mancava solo questo. Questo è veramente... è molto facile poi per attaccare l'Inter anche dall'esterno. Altre persone possono adesso veramente puntare il dito a vedere: ah, guardate, l'Inter ancora una volta non hanno liquidità, non hanno soldi neanche per pagare le commissioni, magari senza sapere cosa sia realmente successo. E perciò tu fai veramente del male all'Inter. Per questo motivo il mio entusiasmo onestamente è calato, perché io amo l'Inter alla follia e io voglio giocatori forti, e Samacic è forte. Ma come si è comportato finora, il mio entusiasmo è molto, molto, molto calato. Perciò se dovesse definitivamente arrivare all'Inter, io vi dico, se dovesse definitivamente firmare, che lui è in debito, deve ripagarci tanto sul campo. Cioè io non sarò lì allo stadio subito a gridare il suo nome ad essere entusiasta, sarò molto distante all'inizio onestamente. Cioè se dovesse arrivare dopo tutti questi teatrini... che secondo me è anche abbastanza probabile che alla fine arrivi, però è in debito. Samardžić è in debito, e secondo me è in debito in tutta la sua carriera. Cioè si è comportato secondo me veramente male verso l'Hertha BSC Berlin, verso la nazionale tedesca e adesso anche verso l'Inter, ed è un ragazzo molto giovane che finora ha fatto una stagione ad alti livelli all'Udinese, una stagione ad alti livelli all'RB Leipzig, giocava praticamente quasi mai. Perciò, avendo un ego già così enorme, così pompato, dopo aver fatto una buona stagione, mi risulta sbagliato. Perciò, testa bassa, pedalare, grande talento, ha grande potenziale. Io spero che questo ego smisurato, che questo padre, tutto quello che sta attorno al giocatore, non gli distrugge la carriera. Perché noi abbiamo visto giocatori, tipo anche Mauro Icardi, adesso ha trovato felicità a Istanbul, devo dire che è diventato un eroe. Va bene, va benissimo, io auguro sempre il meglio a tutti, tranne Lukaku e Skriniar, quelli no. Però, adesso a parte scherzi, sì, Icardi ha trovato, adesso sicuramente a Istanbul, la sua felicità, sta giocando bene, però poteva fare di più. Aveva un potenziale veramente di fare di più nella sua carriera, ed è stato rovinato. E a me dispiacerebbe anche vedere un grandissimo talento come Samardžić essere rovinato. È ancora giovane, può ancora tornare umile, c'è ancora il tempo per farlo, spero veramente che lui lo faccia, perché sennò sarebbe un gran peccato vedere un altro giocatore rovinato. Magari un esempio lo potrebbe prendere da gente come Joshua Kimmich, il mio connazionale, che 2021 ha prolungato il suo contratto al Bayern Monaco senza procuratore fino al 2025, 4 anni, senza teatrini, con autoresponsabilità, che non significa non fare i suoi interessi. Oliver Kahn, l'ex CEO del Bayern, disse che Kimmich sapeva molto bene quello che voleva a livello di ingaggio,
a livello di clause, tutto, si era preparato bene, però l'ha fatto senza teatrini, l'ha fatto con trasparenza e questo a me piace. E tra l'altro Kimmich alla fine ha detto, lui l'ha fatto soprattutto anche per riservatezza, perché ha detto ogni volta quando sono coinvolte tante persone, avvocati diversi, procuratori diversi, quando c'è un entourage, purtroppo spesso escono delle notizie, c'è sempre qualcuno purtroppo che non mantiene la parola, che magari per soldi parla con qualcuno, e lui ha detto che prima, quando trattò con il Bayern Monaco, sono uscite delle cose che non dovevano uscire. Per questo motivo lui ha imparato l'autoresponsabilità e adesso ha trattato da solo. Grande Kimmich, spero che Samacic possa anche imparare da lui.